Cari amici di Visione TV, benvenuti al nostro consueto appuntamento serale con il talk dietro il sipario. Questa sera torneremo a parlare dei fatti di Roma e di come il giornalismo mainstream continui a sventolare un fantomatico pericolo fascista, quando evidentemente quelli che attentano alla nostra Costituzione non sono nelle piazze, ma semmai dentro le stanze del potere. Lo faremo con tre illustri ospiti. Comincio con il presentare Diego Fusaro, filosofo, autore del libro Golpe Globale, che sta scalando le classifiche. Ciao Diego. Caro saluto da Diego Fusaro. Stefano Putzer, portuali di Trieste. Trieste oggi città avanguardia della resistenza contro il nuovo regime terapeutico. Ciao Stefano. Ciao, buonasera a tutti. Gianluca De Angelis, delegato sindacale USB. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Ecco, secondo i giornali dei padroni esiste un pericolo eversione. Questo pericolo eversione si sarebbe manifestato sabato nell'ingresso, diciamo, alla sede della CGIL. Stranamente, insomma, è stato molto semplice per i presunti facinorosi Novax entrare lì e fare un po' di confusione. Guardiamo il primo servizio. Il cosiddetto Green Pass esteso, che entrerà in vigore dal 15 ottobre, rappresenta un gravissimo attacco contro i lavoratori, non solo di quelli discriminati perché non vaccinati e perciò costretti a ricorrere a continui tamponi, ma anche in danno di quelli che il famigerato Green Pass lo hanno ottenuto, da ora in avanti continuamente schedati e controllati dai padroni su mandato dello Stato. Di fronte a un modello che riattualizza metodi in voga nell'Inghilterra della prima rivoluzione industriale, quando i proletari sradicati dalle campagne vivevano di stenti e miseria, i principali sindacati italiani non solo tacciono, ma fiancheggiano allegramente un governo formato da feroci reazionari legati a doppio filo a Confindustria. L'immagine di messa di Landini, che guarda innamorato Mario Draghi, rappresenta la perfetta sintesi della crisi di un mondo, quello sindacale, che sprofonda nel grottesco, oltre che nel ridicolo. Dopo aver pateticamente tentato di bollare come fasciste le piazze che legittimamente protestano contro l'infamia del Green Pass, ci hanno pensato i Cobas a ricordare a Landini e soci come i veri fascisti siano quelli che oggi applaudono un governo eversivo, che fa finta di non sapere che l'Italia, almeno sulla carta, è ancora una repubblica democratica fondata sul lavoro e non sul Green Pass. Insomma, Diego, questi del governo accusano le piazze di essere tentate da pulsioni fasciste. Bene, tutti gli intellettuali liberi come Agamben, come te, oggi si è aggiunto anche Savona, intravedono invece il pericolo eversione proprio da parte di chi occupa abusivamente i luoghi del potere. E non ci Caro sentiamo, Francesco, è Diego. chiaro? Mi sentite? Sì, adesso sì. È proprio così, caro Francesco. È evidente che stanno cercando in tutti i modi di far passare per violenti tutti coloro i quali non si piegano al nuovo ordine terapeutico e usano la vecchia retorica del fascismo per delegittimare le manifestazioni di piazza. E nil novi sub sole, già lo sappiamo. Quando in realtà il vero potere repressivo è quello in giacca e cravatta. E quindi stiamo assistendo a questa narrazione ormai assolutamente insostenibile. Quell'immagine di Landini che abbraccia teneramente Mario Draghi, o meglio si fa abbracciare teneramente da Mario Draghi, rappresenta un intero mondo, direi, il mondo di un sindacato che ormai abbraccia i padroni anziché abbracciare i lavoratori. Almeno nelle sigle principali dei sindacati, visto questo abbandono, questo tradimento, forse delle classi lavoratrici. Ecco, c'è un attimo un problema di collegamento con Diego Fusaro, nell'attesa che la regia ripristini il collegamento. Ci senti, Diego? Sì, Ecco, sì, ecco, dicevo stavamo che. indicando il libro di Diego Fusaro, Golpe Globale, che potete trovare in sovraimpressione. Prego, Dicevo Diego. che è evidente che il potere deve continuamente ricorrere a fascisti, magari infiltrati col braccio teso, folclorici, violenti, ovviamente condannabilissimi, ma pensare che il vero problema oggi siano questi soggetti ridicoli e folclorici, direi, il braccio teso e la testa rasata, che sono gli utili idioti del potere, gli infiltrati del potere, significa non vedere che oggi il potere
in realtà opera secondo altre forme principalmente. Il potere è quello della violenza economica dei mercati, quello del ce lo chiede l'Europa e quello del Leviatano tecnosanitario. Quindi è chiaro che l'emergenza, sarebbe bello vedere i sindacati scendere in piazza con i lavoratori e non queste manifestazioni che non c'entrano nulla col lavoro. Ma tant'è. Ecco, a proposito di questo, voglio andare da Stefano Puzzer, perché a Trieste non soltanto i lavoratori portuali stanno dimostrando una compattezza davvero invidiabile, ma anche la città sta rispondendo unita in difesa delle saluto ragioni che di... ho mia figlia che piange. Dimmi, Diego. Saluto che ho mia figlia che piange. Prego, vabbè, allora dai un bacio alla bimba e ti ringraziamo per aver partecipato alla nostra trasmissione. Ciao Diego, grazie. Ecco, dicevo Stefano, nel frattempo chiedo alla regia di chiamare Ciro Silvestri, delegato Fisi. Stefano, Trieste è una città all'avanguardia nella resistenza contro questo regime dissimulato. Voi siete stati in prefettura ieri, che cosa vi siete detti? Non ti sentiamo, audio, microfono, Stefano. Mi sentite adesso? Ora sì, vai. Allora, ieri dopo un bellissimo corteo di circa 20.000 persone, quindi molto emozionante, soprattutto importante perché non ci sono stati nessun momento di tensione, noi siamo saliti in prefettura con, io li chiamo 15 guerrieri, perché abbiamo portato 15 rappresentanti, non sindacali, proprio rappresentanti del popolo, però anche nello stesso tempo delle proprie aziende. E ti posso assicurare che io in prefettura ci sono stato già varie volte per problemi lavorativi, ma ieri ho assistito a mezz'ora di una dignità indescrivibile, una dignità di lavoratori che non sono andati via. Ecco, che succede? Che sento un rumore di sottofondo. Nessun tipo... Sono non so se Ciro Silvestri si è collegato con noi. Scusa un attimo, Stefano. Ciro, sei con noi? Ecco, non ti sento. Va bene, vediamo, cerchiamo di capire se funziona il collegamento. Intanto, prego, Stefano, riprendi la parola. Ribadisco. Ci sono. Riparto dove ero arrivato. Ci sono, Francesco. Ecco, sì, adesso ti... Scusa un attimo, Stefano. Vediamo se funziona il collegamento con Ciro Silvestri e dopo torniamo da Stefano Puzzer. Ecco, secondo soltanto, Ciro Silvestri, delegato del sindacato Fisi, che sta tenendo una posizione molto dura di contrasto contro il regime terapeutico. Va bene, Stefano, prego, continua il tuo ragionamento. Ripeto, ieri siamo saliti in prefettura, 15 rappresentanti. Ciro, però se fate rumore, ecco, se fate rumore non riesci a parlare, Stefano, quindi ti prego di allontanarti, diciamo, se c'è confusione dovunque tu sia, perché sennò il tuo audio entra e non riusciamo a sentire Stefano. Grazie. Proviamo a ripartire. Allora, ma anche perché ci tengo molto a dire cosa è successo ieri in prefettura. Ripeto, c'erano 15 rappresentanti di 15 varie aziende di Trieste che sono saliti, e ribadisco, con una dignità strepitosa, indescrivibile. E hanno parlato hanno dato il numero dei loro colleghi non d'accordo con il Green Pass, anzi contro questo crimine del Green Pass. E soprattutto mi ha colpito l'intervento di un'infermiera della Sugi che si è espressa al prefetto come giusto che sia, in tutta franchezza, e gli ha detto: guardi, prefetto, io sono una di quei lavoratori che lei, magari anche lei, fino a 4 mesi fa chiamava eroe. Bene, sappia che quell'eroe fra 4 giorni rimarrà a casa senza stipendio, con 2 figli e un mutuo da pagare. Questo messaggio mi ha colpito perché qui si dimostra la dignità, l'orgoglio che hanno le persone che adesso con i 15 si troveranno
contro questo decreto infame, come dici tu. E siamo orgogliosi noi portuali, che abbiamo detto al prefetto che quando noi abbiamo ribadito che con il 15 bloccheremo le operazioni, ci ha detto: ma voi siete sicuri di prendervi questa responsabilità? E noi abbiamo detto sì. E poi a fine del giro, dove, quando hanno parlato tutti i lavoratori, noi abbiamo detto: adesso capisce perché siamo convinti di prenderci questa responsabilità. Siamo anche orgogliosi di prenderceli, perché qualcuno deve sostituire lo Stato. Era lo Stato che doveva prendersi questa responsabilità. Ma visto che lo Stato non c'è, lo faranno i lavoratori, all'inizio i portuali, adesso siamo convinti che ci saranno tutte le categorie. Stiamo sentendo i vari porti d'Italia, sembra che creeremo un coordinamento nazionale tra tutti i vari porti, e questa è una cosa importantissima. Ecco, queste sono le immagini di Trieste ieri, Stefano. Ecco, vediamo se la regia riesce a farle vedere. Tantissime permetti, persone in piazza. Ancora una cosa, perché oggi pomeriggio stiamo lottando contro delle fake lanciate dai vari giornali. Abbiamo fatto un comunicato e posso assicurare a tutte le persone che i portuali non indietreggiano di un millimetro. Non scenderanno a compromessi, non troveranno accordi e non saranno d'accordo con nessun accomodamento, neanche per tamponi gratuiti, tamponi salivari, tamponi di tutti i tipi. Ormai siamo in lotta assieme ai lavoratori di tutta Italia. Posso dire, mi permetto, sempre nella mia umiltà, di dire tutta Italia, perché lo stiamo vedendo, è una cosa tangibile, perché ci arrivano messaggi da tutte le parti. Questa è una cosa importante. Però volevo dire che io parlo da portuale, ma io parlo a nome di tutti i miei colleghi. Noi siamo orgogliosi di questo e non ci fermeremo assolutamente fino a quando non verrà tolto questo Green Pass. Perché bene. È un. Bene, molto chiare, nette, limpide le parole di Stefano Puzzer, che si sta prendendo la responsabilità, lui dice, di fare insieme ai suoi colleghi quello che lo Stato non fa più, ovvero garantire i diritti naturali di persone, il diritto al lavoro, il diritto a vivere, il diritto ad avere una vita sociale, messi in discussione da uno Stato che ha perso il senso del limite e della misura. Voglio andare da Gianluca De Angelis. Ciao Gianluca, delegato sindacale USB. Ecco, non ti sentiamo, il microfono. Ecco, insomma, tu hai visto Landini ieri abbracciato con Mario Draghi. Ecco, ora non ti vediamo. Prima non ti sentivamo solo, ora neanche ti vediamo. Ecco, non so che cosa è successo. Vediamo se... ecco, ti... da cellulare, ora ti vediamo complicato. E ti sentiamo. Hai visto Gianluca Draghi, uomo di, insomma, legato a Confindustria, abbracciato a Landini? Che effetto ti ha fatto a te come sindacalista? Guarda, io vorrei condividere con voi un ricordo personale che ho. Io sono stato in passato delegato sindacale anche per la FIOM e poi più di 3 anni fa abbiamo deciso con una serie di compagni di uscire da questa organizzazione perché non abbiamo più condivisione della linea politica sindacale, perché ormai era chiaro ed evidente che la direzione era quella purtroppo di andare in una convergenza di prospettive con la controparte datoriale. E io poco dopo questa nostra esperienza, l'uscita dalla FIOM CGL, l'entrata all'USB, ho fatto un sogno. Io non sono una persona che sogna tanto, però quel sogno, non sono passati tanti anni e mi è rimasto impresso. Io in questo sogno andavo per non so quali motivi in una caserma dei carabinieri, entravo in questa caserma dei carabinieri e trovavo Landini con una serie di mie persone che conoscevo, che insomma frequentavano la FIOM, funzionari, ex colleghi, ex delegati sindacali, che tenevano una riunione dentro la sede dei carabinieri. Io poi in questa sede dei carabinieri, nel mio sogno, non era una cosa piacevole, poi il finale è sfumato, però l'esperienza era questa. E mi aveva fatto impressione questa cosa. Io oggi devo constatare, purtroppo, che quel sogno è stato in qualche maniera premonitore di una deriva, purtroppo, di tutta l'organizzazione, di Landini, del segretario in particolare, perché è una persona che noi abbiamo seguito in passato, perché è andato per anni, negli anni 2000, in televisione a fare il Robin Hood della situazione. Era l'unico che sostanzialmente proponeva un'idea alternativa di politiche economiche, di prospettive sindacali.
E purtroppo poi abbiamo sulla nostra pelle amaramente scoperto che invece sostanzialmente stava dicendo cose non vere, perché stava progettando uno scenario del tutto differente, che poi è stato confermato e riscritto nel contratto nazionale dei metalmeccanici, quando la FIOMO sostanzialmente ha condiviso tutto quello di cui ha detto peste e corda per anni sui contratti separati della FIM e della WILM. Colpisce tanto quello che è successo, perché io ricordo a tutti nel 2001 a Genova, nel G8, la FIOM aveva partecipato ufficialmente all'iniziativa. La CGIL non c'era, la FIOM non c'era, e i delegati della FIOM, tutti i funzionari della FIOM che hanno partecipato per l'iniziativa, se la ricordano, l'hanno vissuta, perché c'erano, io non c'ero perché non ero ancora delegato, ma c'erano. Quindi l'hanno vissuta la strumentalizzazione dei black bloc che sono stati lasciati liberi di fare quello che volevano, con la polizia che non intervenuta. Landini sa, quando finalmente è passato l'ordine a arrestare i manifestanti. Mi senti un attimo? Gianluca? Sì, dimmi. Quindi secondo te Landini sa perfettamente che è una manovra, diciamo, di intelligence deviata quella di sabato a Roma? La FIOM l'ha vissuta, perché ma secondo te lui lo sa, cioè voi lo sapete come funzionano questi schemi. Quindi secondo te lui è complice e consapevole di questa, diciamo, come dire, di questa operazione di potere profondo. Loro dovrebbero essere i primi, secondo me, per essere moralmente presentabili, a dire: noi siamo perfettamente a conoscenza di questo meccanismo che nel corso della storia si è ripresentato più volte, della strumentalizzazione della manovalanza fascista lasciata libera di fare quello che voleva, per poi consentire al governo di turno di strumentalizzare un clima di terrore e amministrarlo, ovviamente a suo vantaggio, a vantaggio delle classi dominanti. Loro questa cosa l'hanno vissuta sulla loro pelle, e adesso purtroppo io mi sto aspettando soltanto che loro facciano una dichiarazione forte, si sveglino e dicano: no signori, noi in questo scenario non ci possiamo stare, non possiamo farci strumentalizzare, noi la FIOM, 100 anni di storia, noi che siamo stati costretti all'esilio quando è arrivato il fascismo, perché la FIOM, quando è arrivato il fascismo, tutti quelli della FIOM sono dovuti scappare all'estero oppure sono stati arrestati, proprio quelli che hanno vissuto questa situazione 100 anni fa, adesso purtroppo non si stanno minimamente accorgendo di quello che sta succedendo, di questa vile strumentalizzazione. Purtroppo la FIOM e purtroppo devo dire tante persone a sinistra. Senti Gianluca, ma quelli che dicevano a Landini in piazza i fascisti siete voi, chi sono? I Cobas, chi sono? Che gente è quella? Io sono un delegato dell'USB, e so anch'io, ho visto che ci sono stati dei gruppi di sindacati di base che hanno fatto questa iniziativa, hanno preso questa posizione. Però io penso che a qualsiasi osservatore attento la storia di questa Repubblica, che abbia minimamente approfondito cosa è successo in questo paese negli ultimi 50 anni, cosa è successo nelle stragi impunite che hanno attraversato questo paese, e ha una minima coscienza della verità giudiziaria che è testimoniato, perché la verità giudiziaria i colpevoli non ce l'ha dato, però qualcosa ce l'ha spiegato sulla manovalanza fascista e su funzionari infedeli dello Stato, perché non è la prima volta che succede. In uno scenario del genere, nel 2021, con tutto il pregresso, riproposto lo stesso meccanismo senza che scatti un minimo di anticorpo nel capire che strumentalizzazione, che finalità abbia, io la trovo veramente imbarazzante. Cioè tu dici la strategia della tensione poteva funzionare negli anni 70 quando non eravamo preparati, ma ora, dopo che sappiamo quali uomini del Viminale hanno operato da Piazza Fontana fino a Genova 2001, passando per le stragi di Capaci e Via D'Amelio, è andato bene perché lo smartphone non c'è. Che dici Gianluca? Non sei? No, dico, a Genova gli era andata bene nel 2001 perché non c'erano ancora gli smartphone. Quindi. Sì, ora ti sentiamo male, c'è un problema di collegamento. Tu dici oggi è più difficile. Senti, devo andare, scusami se devo andare un attimo da Ciro Silvestri, oggi, poi torno da te. Ciro, ci sei? Ciro? Eccoti qua. Non ti sentiamo, accendi il microfono, Ciro. Prova a parlare adesso. Mi sentite? Sì, ora sì. Cerca di centrare la telecamera, che sennò sembra che sei in mezzo al mare. Ecco qui, così va bene. Beh, un po' meglio. Senti, Ciro, a proposito di sindacati, tu fai parte di un sindacato, il FISI, che ha una posizione di chiara opposizione contro questa misura infame che è il Green Pass, o infame tessera verde, come la chiama Fusaro. Ti senti fascista, perché visto che non ti piace il Green Pass? Siete un sindacato fascista voi?
No, non mi sento assolutamente fascista, anzi mi sento un patriota rispettoso della Costituzione, e che l'unico soggetto che ha violato la Costituzione è proprio il governo italiano, che ci ha messo nella condizione di dover proclamare uno sciopero generale per ricordare a tutti che il mondo del lavoro non può essere luogo di discriminazione, e così come prevede la Costituzione, non solo a salvaguardia della salute dei lavoratori, ma soprattutto a salvaguardia del proprio diritto di libertà di scelta, e soprattutto per non limitare la capacità di reddito dei lavoratori, siamo stati costretti a proclamare questo sciopero, che non si ripeteva in queste forme, quindi di sciopero politico e non di rivendicazione sindacale, dal dopoguerra ad oggi. Quindi è uno sciopero inusuale che tutti gli altri sindacati non hanno utilizzato e che noi invece ci sentiamo di proclamare, l'abbiamo fatto già dal 30 di settembre, unicamente per tutelare gli interessi di tutti i lavoratori, senza nessun tipo di distinzione, neanche ideologica come partitica. Quindi non ci interessa che riguardi i lavoratori di destra o di sinistra, questo tipo di divisione all'interno del mondo del lavoro non deve proprio entrarci. Senti, Ciro, tu come spieghi questa inversione a U di Landini? Ecco, prima, ai tempi della FIOM, sembrava un combattente serio in difesa delle ragioni degli oppressi, adesso l'abbiamo visto fare un po' il cagnolino di Draghi, come la Camusso tempo fa faceva le fusa intorno a Monti. Cioè, sono ricattati, sono corrotti, sono stupidi, sono servi nell'animo. Cioè, perché succede tutto questo? Francesco, quella foto che ritrae Draghi con la mano sulla spalla di Landini è rappresentativa di un mondo sotteso, non raccontato, ma oramai il sindacato non ha più autonomia in termini di scelte sindacali, di linee politiche, ma è completamente sottomessa alla volontà, in questo caso neanche più politica, ma direttamente alla finanza, quindi risponde ai poteri economici, e Draghi nella rappresentazione plastica, quindi voglio dire c'è poco da discutere. Sì, dico, ma Ciro, quello è un uomo legato a Confindustria, cioè come fa a servire due padroni insieme? Quello risponde, viene accolto da Confindustria come un eroe. Francesco, come fa Landini Francesco a dire che è uno che lo tutela? Ciro. Francesco, Se in questi giorni dicendo che appunto Draghi raccontava a Landini un giorno tutto questo sarà Confindustria, stanno cercando di introdurre criteri all'interno del mondo del lavoro che sono inaccettabili. Ovviamente la dimostrazione di quello che è successo sabato è la dimostrazione che il mondo del lavoro non li segue, non segue Landini, non segue Draghi, perché le esigenze dei lavoratori sono di natura diversa rispetto a quanto questi signori stanno raccontando. Bene. No, poi sarebbe strano capire come mai i sindacati non si ribellano di fronte ad un meccanismo costruito in maniera tale da consentire ai datori di lavoro di controllare i lavoratori per il tramite di un dispositivo digitale. Cioè, sono cose che credo che avrebbe avuto pudore persino un magnate inglese durante la prima rivoluzione industriale ad immaginare. Ma in ogni caso, torniamo sul punto. Dov'è il pericolo eversione? Dov'è il pericolo dittatura? Sono solo pochi stupidi in piazza che gridano contro l'avvenuta torsione autoritaria chiarissima nel nostro paese? Ecco, sappiate che dopo Cacciari, Fusaro, Agamben e altri filosofi e pensatori, tutti di aria certamente democratica e costituzionale, oggi anche, diciamo, liberale, membro dell'establishment come Savona, ha placidamente ammesso che viviamo dentro una dittatura conclamata. Guardiamo il secondo servizio. Anche il presidente della Consob, Paolo Savona, riconosce che l'Italia vive adesso sotto una sostanziale dittatura. Chiamato dal Comitato per l'Autonomia e l'Indipendenza della BPS a dare un parere sulla situazione della banca guidata da Francesco Venosta e Mario Alberto Pedranzini, Savona è intervenuto con un messaggio. Il contenuto, considerato privato, è finito invece sul sito del Comitato e ha creato malumore nell'autorità. Dopo Agamben, Cacciari e Fusaro, ora anche un economista esponente dell'establishment come Savona ammette l'avvenuta torsione in senso totalitario delle nostre istituzioni.
A questo punto sembra sempre più palese perché i poteri riuniti intorno al governo eversivo di Mario Draghi abbiano bisogno di costruire un nemico di comodo, ora individuato nel ridicolo pericolo fascista, per impedire alla gente di vedere ciò che gli uomini liberi e intelligenti già sanno e già dicono. La dittatura non è un pericolo che viene dalle piazze, ma una realtà imposta con la forza della violenza e della menzogna dal governo in carica. Ecco, la voce dei servizi, naturalmente, della bravissima Manuela Lomeo. Voglio tornare da Stefano Puzzer. Fra voi lavoratori portuali, il pericolo dittatura si avverte, ne parlate? Ecco, Trieste è una città di frontiere che ha conosciuto tanti problemi e tanti drammi. Nella vostra percezione generale esiste il pericolo di una torsione, questa sì, totalitaria, però che non viene dalle piazze ma dalle stanze del potere e del governo? Il microfono, Stefano. Si nota certamente una sorta di pressione, ma più che chiamarla dittatura io la chiamerei pura assenza dello Stato. Questo è pura assenza dello Stato. Oggi sono arrivati comunicati stampa che il nostro presidente dell'autorità portuale ha paventato delle dimissioni se noi bloccheremo il porto. Secondo noi queste dimissioni sono spinte da Roma, proprio perché l'anno scorso, quando lo Stato si è messo contro il presidente, noi l'abbiamo difeso. Quindi anche questa secondo noi è una manovra politica. E quindi alla fine, però secondo me si inizia a sentire il timore delle persone che si stanno ribellando. Io sottolineo in toto quello che ha detto il signor Salvatore, veramente delle parole che sarebbero da andare a insegnare nelle scuole, perché secondo me non è una ribellione, tra virgolette, solamente al Green Pass, ma è una ribellione contro l'uso improprio, anzi forse il non uso, della nostra Costituzione, perché in questo momento c'è più che una dittatura, c'è proprio un fregarsene totalmente della Costituzione per arrivare ai propri obiettivi. E noi da lavoratori, da ragazzi, da famiglie, mamme, nonni, dobbiamo lottare affinché la nostra Costituzione venga rispettata. Certo è che non ci aspettavamo che la nostra Costituzione non venga rispettata per prima da chi, diciamo, da chi dovrebbe fare le leggi, e quindi è normale. Io non voglio parlare di rivoluzione, però ahimè, secondo me non siamo molto lontani. Non parlo di guerre, non parlo di violenza, per l'amore del cielo, però a partire da una rivoluzione fiscale, da una rivoluzione proprio dei lavoratori, non presentarsi sul lavoro, bloccare i propri posti di lavoro. Noi non sappiamo cosa ci aspettiamo venerdì, ma sicuramente il clima sarà molto teso. Noi faremo in modo di non creare incidenti, ma la mia idea è che qualcuno verrà proprio sulle porte del porto di Trieste per spazzarci via. Questo è sicuro. Gianluca, dando per scontato che il governo ha necessità di criminalizzare piazze pacifiche e democratiche perché ha bisogno di un nemico di comodo per giustificare la violenza, diciamo, che è insita nell'operato di questo governo, che non è stato legittimato da nessuno. Ecco, tu pensi che loro potrebbero anche alzare il livello di pressione, cioè vietare le manifestazioni e magari in prospettiva farci scappare pure il morto per poi imporre delle leggi speciali? Io sono molto preoccupato da questa prospettiva, perché uno, facendo una rassegna stampa quotidiana di media, delle prime pagine dei giornali, di cosa riportano i media principali, le televisioni nazionali, si vede che stanno costruendo un clima per andare in quella direzione. Le ultime dichiarazioni del Presidente del Consiglio, di Draghi, sulla stretta che ha richiesto per il controllo delle manifestazioni, è chiaro. Il comportamento delle forze dell'ordine nella gestione dell'ordine pubblico a Roma sabato scorso è stato un segnale chiaro di come sta degradando il controllo della partecipazione a queste manifestazioni. Purtroppo sono segnali negativi. Io da questo punto di vista sono molto, molto preoccupato. Io poi lavoro in un'azienda della Brianza, quindi
è un territorio storicamente pacifico, non conflittuale, quindi io colgo l'occasione per fare i complimenti al compagno Stefano dei Portuali di Trieste, perché veramente il loro impegno e come stanno portando avanti le loro rivendicazioni è veramente eccezionale. Io veramente mi toglierei il cappello metaforicamente per quello che stanno facendo, e la cosa che più mi colpisce in tutta questa vicenda è quanto siano le categorie sociali paradossalmente più umili, come i portuali in questo caso, a portare avanti istanze di rivendicazioni dei diritti fondamentali e di difesa della Costituzione, mentre classi sociali teoricamente più studiate, con livello di istruzione superiore, che dovrebbero essere loro i primi a indicare la strada per uscire da questa situazione, si vedono molto di meno. Noi in Brianza, io lavoro in un'azienda, si chiama l'ST Microelectronics, come USB, anche noi stiamo organizzando nel nostro piccolo quello che possiamo. Noi, come dicevo, siamo un'azienda, una multinazionale che va bene, che vive in un territorio storicamente non conflittuale. Anche noi ci stiamo impegnando nel portare all'attenzione dei colleghi la nostra contrarietà a questo aspetto, e lo mettiamo come punto qualificativo, come delegati dell'RSU, da portare all'attenzione dei lavoratori. Io sono molto preoccupato per il clima divisivo che vivo quotidianamente, che si sta creando nei luoghi di lavoro, che questa cosa ha creato nei luoghi di lavoro. Noi come azienda siamo un'azienda che ha organizzato uno spazio di ristorazione all'aperto, ovviamente la mensa ai non benedetti è preclusa. E a me la cosa che ha dispiaciuto di più constatare in questo periodo è come si sono rotte compagnie consolidate da anni e anni, persone che per anni e anni sono andate a mangiare insieme. Di fronte a questa prospettiva ho visto poco, quasi per niente, scattare quel meccanismo di solidarietà che è scattato, che vedo a Trieste, per esempio, in altre occasioni. Io ricordo che ho letto sulla stampa i pompieri in Piemonte che hanno fatto anche qualcosa del genere. Io, da persone che con compagnie consolidate da anni, colleghi che frequentano gli stessi ambienti, purtroppo l'ho visto poco. Ed è la cosa che in tutta questa vicenda mi ha dispiaciuto di più. Vedersi rompere amicizie consolidate e la poca solidarietà tra colleghi, almeno per quello che vivo io nella mia realtà lavorativa quotidiana. Ecco, sì, d'altronde dividere i lavoratori è lo sport preferito di un governo effettivamente amico dei padroni e nemico di chi vive con il sudore della propria fronte. Torniamo da Ciro Silvestri. Ciro, sono uscite le linee guida, ecco il DPCM di Draghi, che spiega come funzionerà dal 15 questo Green Pass nei luoghi di lavoro. Eccolo qua, dice: il datore di lavoro sarà libero di organizzare il controllo del Green Pass e potrà venire, eccolo qui, all'accesso, evitando ritardi e code durante le procedure di ingresso o successivamente a tappeto su un campione quotidianamente non inferiore al 20% del personale in servizio, assicurando la rotazione e quindi il controllo di tutto il personale. Per le verifiche, spiegano sempre fonti di governo, si potrà usare anche l'app gratuita Verifica C19. Cioè, andiamo verso un mondo iperdigitalizzato dove gli uomini diventano schiavi dell'intelligenza artificiale e dell'identità digitale, ma poi la cosa grave è che qui i lavoratori diventano di fatto rotelline nelle mani del datore di lavoro. Cioè, il datore di lavoro passerà i lavoratori con la stessa tranquillità con cui una commessa passa un pacco di pasta alla cassa. Ciro, microfono, voce. Ciro, ti intuiamo ma non ti sentiamo. Senti adesso? Vai, ora sì. Mi senti? Sì. Dicevo, a parte come dire, la regolamentazione degli accessi ai luoghi di lavoro, non dimentichiamoci che è già stato sperimentato nel mondo della scuola, che già alla ripresa a settembre, dal 13 di settembre, è stato introdotto il controllo del Green Pass. Ma di fatto, siccome la maggior parte della popolazione ad occhio e croce dovrebbe essere al 80% di vaccinati, quindi ragionevolmente dobbiamo pensare che le stesse percentuali siano anche all'interno del mondo del lavoro, è evidente che nel momento in cui vengono identificati i lavoratori che non sono vaccinati, non solo diventa una forma palese di discriminazione, ma i controlli sarebbero limitati soltanto a loro, così come è avvenuto nella scuola. E questo ovviamente non fa altro che aumentare ulteriormente la divisione all'interno del mondo del lavoro. E plaudo veramente, come dire, alle iniziative che hanno intrapreso i portuali di
di Trieste, perché è un esempio appunto di unione tra i lavoratori, tra i colleghi, che non vogliono soggiacere a delle regole assurde che vanno a creare divisioni tra colleghi. L'esempio, per esempio, come dire, più evidente di questa follia che stanno introducendo. Voi immaginate che personale della polizia, che comunque viene controllato e poi comunque in maniera tranquilla possono operare all'interno della stessa auto, cioè una persona, come è successo fino ad oggi, non gli è stato consentito l'accesso alle mense e poi però lavoravano tranquillamente. Quindi voglio dire, sono delle misure che non hanno nulla a che vedere con la sicurezza e la salute, sono soltanto misure di controllo sociale, giustamente come evidenziavi, che non fanno altro che impoverire ulteriormente anche il mondo del lavoro, della umanità, che è necessario per mandare avanti la nostra civiltà. Questo è il vero problema, e che purtroppo sempre di più si sta evidenziando, che ci stiamo avvicinando ad una società tecnologica, ipertecnologica, che depriva sempre di più la componente umana anche dalle attività lavorative. Bene, torniamo da Stefano Puzzer. Stefano, commentiamo insieme questa notizia, è del secolo XIX, quindi è sempre gruppo Geli, quindi va presa con le pinze. Porto di Genova dice: dopo le congestioni il traffico è rientrato nella norma, atteso l'esito dell'incontro sullo sciopero a Singhiozzo al terminal PSA. Dice: nuova giornata di congestione ai varchi del porto di Genova, ancora una volta spese gli autotrasportatori, vittime di ore di attesa per l'imbuto ai terminal, per lo più in concomitanza con l'arrivo dei grandi portacontainer, quando non bloccati negli ingorghi per i cantieri autostradali. La protesta dei camionisti in risposta a quella dei portuali. Ecco, il secolo XIX cerca di mettere le categorie lavorative una contro le altre, insomma il solito gioco meschino dei padroni e di un certo tipo di giornalismo, ecco, che sicuramente, insomma, chiamarlo giornalismo forse è eccessivo. Stefano, tu sai cosa sta capitando a Genova? Siete in contatto con i portuali di Genova? Immaginate forme di coordinamento? Cercherete di essere affratellati nella resistenza contro questo sistema? Allora, sicuramente siamo in contatto con i portuali di Genova, di Ravenna, di Napoli, di Gioia Tauro, e logicamente noi, come espresso già in precedenza, siamo solidali tra noi qui a Trieste, siamo solidali anche con i nostri soci, colleghi delle altre realtà portuali italiane. Diciamo che in questo momento il riferimento sta a Trieste per le varie linee di protesta che metteremo in piedi, e posso assicurare che comunque la solidarietà sarà dimostrata anche dagli altri scali. Ecco, però mi senti, Stefano? Sì, io ti sento. Sì, senti, le rivendicazioni dei portuali di Genova sono sovrapponibili alle vostre? Cioè le richieste sono identiche o avete piattaforme diverse? No, la questione del Green Pass è una questione che va a ledere la libertà di scelta delle persone, quindi tra lavoratori portuali è impossibile che le istanze siano diverse. Sono tali e quali le nostre, logicamente noi non possiamo dire che loro siano allo stesso livello nostro di preparazione allo sciopero, ma siamo sicuri però che il 15 saranno solidali con noi, e quindi mi aspetto massima solidarietà e lo stesso comportamento anche a Genova. Bene, torniamo da Gianluca De Angelis. Gianluca, secondo te come finisce questa storia? Cioè, si dice che dal 15 ottobre cominceranno dei problemi organizzativi immensi, perché ci sono 3, 4, 5 milioni di lavoratori sprovvisti di Green Pass e il sistema non è pronto a garantire 10, 12 milioni di tamponi al giorno. Il governo non può non essere a conoscenza di questa situazione. Persino servi dei padroni come Zaia, come Fedriga hanno spiegato che il problema esiste, e si tratta di gente chiaramente ripiegata, chiaramente collaborazionisti rispetto alla dittatura conclamata in atto. Per cui lo dicono pure gerarchi di questo sistema di potere, che la situazione è insostenibile. Ma Draghi continua, vogliono il caos, cioè vogliono governare per tramite del caos, sperano nell'esasperazione per chiudere gli ultimi, se no non si spiega quello che stanno facendo, cioè vogliono portare il sistema ad un livello di esasperazione tale da legittimare poi la risposta violenta e fine a se stessa. Ce l'hai tu questa sensazione? Guarda, io ritengo che loro stiano ancora puntando in maniera importante sulla sottomissione volontaria. Io l'idea che mi sono fatto nel confronto con l'azienda è che loro
la loro posizione è quella di fare muro, ovviamente, perché la mia azienda, pur essendo una multinazionale che lavora nel mondo della microelettronica, e quest'anno va verso fatturati record, un'azienda che con la pandemia, visto che produce semiconduttori, quindi c'è stata un'esplosione dei collegamenti digitali, ha visto esplodere il proprio fatturato ed ha di fronte prospettive rose per i prossimi anni di crescita. Nonostante tutte queste, diciamo, rose previsioni e floridi bilanci, è un'azienda che non ha fatto neanche un mezzo passo in avanti nei confronti dei lavoratori, pensando di predisporre qualsiasi facilitazione per venire fuori a questo nuovo fatto che abbiamo di fronte. Non intende contribuire in qualsiasi maniera a uno supporto economico per i tamponi per chi volesse, non ha avuto nessuna intenzione di mettere a disposizione spazi per poter consentire ai lavoratori di poter fare i tamponi in azienda, magari prima di entrare o all'interno dell'orario di lavoro. Non ha fatto nessun passo in avanti, perché puntano su questo meccanismo di sottomissione volontaria ancora. A me lo scenario preoccupa, purtroppo. Io sono uno che, insomma, nel suo piccolo, negli anni, ha cercato di colmare tutte le lacune che l'educazione scolastica ti lascia a livello di storia, soprattutto per quello che è successo nel dopoguerra. E quindi di cosa è capace questa gente, cosa ha fatto nei decenni, io ce l'ho perfettamente presente. Cosa ha fatto in Sud America, cosa ha fatto in Asia sud orientale, cosa ha fatto in Africa. La novità di adesso è che stanno cominciando ad puntare l'attenzione non in altri continenti, in paesi lontani, ma verso i propri cittadini. Io condivido quell'impostazione che viene fatta, secondo il quale questo è un episodio che è in continuità con quello che è successo l'11 settembre del 2001. E quindi per me lo scenario è molto inquietante e molto spaventoso. A me è colpito tantissimo l'altro giorno, ho sentito il segretario del PD Letta, che di fronte alle perplessità che tu mi hai posto, come si va avanti, a cosa puntano, adesso Zaia ha fatto un passaggio, dice no, ma magari c'è qualcosa da registrare, mi sembra anche un rappresentante di Confindustria dell'Emilia, anche lui ha messo dei problemi organizzativi. Letta l'ha messa giù molto più brutalmente, ha detto se ci sono problemi con l'applicazione del Green Pass logistico organizzativi si vada verso l'obbligatorietà, poi la Costituzione glielo consente, vediamo fino a che punto avranno anche loro la voglia di puntare i piedi. Io veramente sono dispiaciuto in una maniera, perché mai nella mia vita mi sarei immaginato così a breve di trovarmi di fronte a questo scenario, e sono preoccupato soprattutto per mio figlio, le nuove generazioni, per chi sarà grande domani. Io ormai la mia vita l'ho vissuta, adesso vediamo come va a finire. Però sicuramente il clima io lo trovo inquietante. Questi intermezzi che vedo, va forse di qua di là, non lo so fino a che punto facciano parte di un gioco delle parti o effettivamente siano fecondi. Io Bonomi, per esempio, ho sentito che ha detto che per lui il Green Pass rimane, non sono disponibili a nessuna concessione. Bonomi parla per conto di Confindustria, quindi parla per conto del potere e per il miglior amico del governo, quindi mi immagino che questo punto qua, francamente, almeno a breve, faccio fatica. Io mi aspetto più che lo scenario verrà procrastinato il più possibile in avanti, cercando di circoscrivere sempre di più le persone, perché in ogni caso qualcuno in questo periodo, piano piano, purtroppo sta cedendo. Io non biasimo nessuno nel confronto con le persone, quando parlo con i colleghi, io cerco di essere laicamente cattolico, io cerco di capire le motivazioni di tanti. Io, tante persone vengono a dire: Gianluca, io la tensione non la reggo, io sono contrario al vaccino, sono contrario a questa situazione. Io però di impuntarmi e mettermi lì ad avere un ruolo attivo, sono una persona che ha la sua storia, sono una persona che ha il suo carattere, non ce la faccio a tenere questo livello di tensione. Purtroppo ognuno ha il suo carattere, ognuno ha i suoi equilibri mentali, economici, psicologici, relazionali da tenere. E purtroppo tante persone, anche per questo motivo, purtroppo stanno cercando di tirarsi indietro e di non affrontare con la dovuta durezza lo scenario che purtroppo stiamo vivendo. Bene, proprio no. Andiamo da Ciro Silvestri. Ciro, ti ricordi qualche anno fa, ecco, quello strano personaggio, un po' buffoncello, che non fa più ridere neanche, che è Beppe Grillo,
portava in teatro quegli spettacoli dove diceva che i vaccini li facevano quando già le malattie se ne erano andate da soli, cioè che prima nasceva il vaccino e poi inventavano la malattia utile per vendere quel vaccino. Poi, piano piano, quest'uomo, dopo aver recitato in maniera cinica e ignobile la sua parte di pifferaio, ha cambiato impostazione, ha tolto la maschera ed è diventato via via un servo del potere più perverso. Adesso però ogni tanto sembra volersi lavare la coscienza questo pagliaccetto. Oggi dice: guardate, parla come un moderato qualsiasi, sono lontani i tempi del vaffa. Ecco, leggiamo Dago Spia, ecco, sappiamo chi, insomma, sappiamo Dago Spia cos'è, però leggiamolo lo stesso. Dopo Salvini, Meloni, Landini, Grillo, ecco, il Movimento 5 Stelle ha chiesto tamponi gratuiti. Rifiutano il vaccino Iacoboni, questo vabbè, non lo leggo neanche, questo della stampa, ma Sibilia, che è il sottosegretario Grillino, stoppa Beppe, dice chi oggi non ha il Green Pass è un Novax. Guardate che pensiero profondo di questo Sibilia. Sibilia era quello che tempo fa se ne andava di fronte al Bilderberg per fare le sue inchieste contro i poteri occulti. Adesso evidentemente è bastato, diciamo, la comodità dei palazzi per fargli cambiare idea. Adesso li scorta quelli del Bilderberg, non li bracca. Ciro. Come al solito il microfono, Ciro. Ecco, parla vicino al Adesso mi microfono, se non si sentite? sente bene, prego. Sì, sono vicinissimo, sì. Dicevo, la storia di Grillo è veramente un paradosso, perché insomma, probabilmente se non fossero per gli effetti tragici di questo paese, nessuno si sarebbe accorto che ha smesso di fare il comico, perché continua veramente ad essere ridicolo, comico proprio per le cose che dice e che fa. Ma la tragedia però della storia del personaggio e del movimento è che appresso a lui è riuscita a condizionare un intero movimento politico che ha fatto, come dire, una volta proprio sul di questo movimento. E quindi da un estremismo, come dire, popolare, sono passati invece ad un altro estremismo che appunto si configura adesso con la dittatura. E se anche questo gli è costato un costo amarissimo in termini di consenso elettorale, perché ricordiamo che era il primo partito nel paese, nelle nostre regioni, al sud addirittura aveva toccato percentuali del 60% in alcune regioni. Oggi sono veramente, insomma, dei minimi storici, sono prossimi alla scomparsa. E soltanto l'alleanza con il nemico storico di questo movimento, quindi con il PD, che loro ritenevano il partito servo del potere, gli ha consentito ancora di sopravvivere e di tenere in qualche modo ancora queste forme di potere. Ma mi voglio riagganciare un attimo alla domanda di prima. Io credo che la strategia del governo sia un attimo diversa, nel senso che loro con questa ulteriore stretta non stanno facendo altro che aumentare la percentuale dei vaccinati. Dopodiché, quando la percentuale dei non vaccinati sarà veramente così irrisoria, sarà tutto più semplice, come dire, costringerli al vaccino in maniera anche indiretta. Io credo che sia più questo che una necessità di puntare al caos. Loro con questi spauracchi stanno cercando di veramente, come dire, di estorcere la scelta vaccinale per risolvere anche una serie di difficoltà, talvolta anche semplicemente di natura economica, perché ricordiamoci che dal reddito di un operaio detrarre i costi dei tamponi è veramente un qualcosa che equivale, che ne so, a fare l'acquisto, insomma, di un Grazie. altro. Non tutti se lo possono permettere, insomma, mensilmente. Quindi voglio dire, io credo che la loro strategia sia più questo, che questa settimana che ancora, come dire, ci vede impegnati noi da un fronte, come dire, a difendere gli interessi degli italiani e loro in qualche modo a far capire che c'è questa svolta, io penso che sotto sotto stiano maturando l'idea poi di fare delle concessioni, perché intanto magari avranno ottenuto maggiori consensi con la vaccinazione. Quindi questo credo che sia la scelta. E in questo quadro ovviamente si rendono complici personaggi come Grillo, insomma, e tutti i suoi adepti. Bene, andiamo verso le conclusioni di questa nostra puntata. 3 minuti ciascuno per Puzzer, De Angelis e poi facciamo chiudere Ciro Silvestri. Stefano, vuoi spiegare a chi ci guarda quali sono le prossime iniziative che voi portuali di Trieste avete in programma? Oh, le nostre prossime iniziative, si parla del 15. Non abbiamo più iniziative da prendere, siamo stati chiari. Oggi è arrivata un'altra circolare che addirittura ci venivano offerti i tamponi gratuiti,
e ancora un po' ci danno il tappeto per andare a lavorare. Io posso dire solo questo: noi non tratteremo con nessuno, ci vediamo al 15 sulle porte, chi vorrà venire a darci manforte. Sicuramente andremo avanti ad oltranza fino a quando questo decreto non verrà tolto. Spero che la gente non si faccia abbindolare da queste fake che ne usciranno come oggi in tutte le prossime giornate. Noi abbiamo una parola e quella manterremo. Quindi chi vorrà sostenerci venga il 15, noi saremo lì. Stefano, mettete nel conto la possibilità che la forza pubblica utilizzi, diciamo, metodi violenti per ridurvi al silenzio? Oh, noi ne siamo certi, più che metterli in conto. Ma noi proveremo a far sì che la violenza non entri in questa discussione, anzi, speriamo che venga tolto il Green Pass, noi abbiamo ancora questa fiducia qui. Altrimenti io spero che invece di andare allo scontro si riesca a trovare la polizia che sia comune a noi, perché alla fine siamo tutti cittadini uguali. A proposito, è vero che si sono tolti il casco a Trieste i poliziotti in segno di solidarietà con voi? Ma più che in segno di solidarietà io direi che si sono tolti il casco per evitare che ci siano problemi. Questo è stato un grande gesto, ha permesso di far vedere che alla fine siamo tutti degli uomini, e questo a noi ha dato il segnale che anche le forze di polizia si rendono conto che noi non siamo lì per un capriccio, ma siamo lì per rispetto della libertà e della Costituzione. Senti Stefano, temete la possibilità di infiltrati o avete un servizio d'ordine che impedirà l'accesso a gente che non è sicuramente dalla vostra parte? Diciamo che terremo noi tutto molto ben sotto controllo, nessuno verrà a fare il furbo a casa nostra. D'altro canto noi ci aspettiamo invece che ci sia gente che vorrà darci manforte, perché saranno giornate lunghe e ci sarà bisogno di tutti quelli che credono nella libertà. Pensi che i giornalisti scriveranno, stanno già preparando articoli diffamatori per dire la violenza dei portuali di Trieste, cioè stanno cercando di costruire il solito film? Come accennava prima il collega, viviamo adesso in un'era dove tutti hanno uno smartphone, tutti potranno fare delle dirette e quindi difficilmente verrà strumentalizzato il fatto. Quindi di questo siamo consci, e grazie anche a voi, a TV come voi, che veramente non fanno parte di quel mainstream falso che da una moneta tira fuori una cassa d'oro. Bene, grazie Stefano. Noi da posizioni diverse combattiamo per gli stessi principi, per gli stessi valori di libertà, valori di uguaglianza, di solidarietà, e contro questi poteri meschini, balordi, non rappresentativi che utilizzano la violenza dissimulata per imporre l'abominio e la vittoria di pensieri malvagi, ecco, per imporre l'ingiustizia sulla giustizia. Torniamo da Gianluca. Gianluca, dalle vostre parti sono previste manifestazioni, incontri, proteste? Guarda, posso dire che adesso noi stiamo ragionando con i nostri colleghi anche al nostro interno, perché per noi la questione del Green Pass non è assolutamente superata. Adesso abbiamo fatto questa iniziativa davanti ai tornelli della nostra fabbrica l'11 ottobre, in concomitanza con lo sciopero del sindacalismo di base che c'è stato in tutta Italia. Abbiamo fatto una decisione leggermente diversa, abbiamo deciso di inserire anche questo punto come elemento qualificante della mobilitazione. Per noi ovviamente la questione va avanti, non è finita, adesso ci stiamo ragionando. Per noi l'idea è quella di creare una nuova iniziativa, per quanto sia piccola, no? Noi siamo un'azienda, per il momento non siamo collegati con altre aziende, quindi non possiamo fare grandi manifestazioni come a Torino, meno organizzarle noi. Però per quanto ci riguarda, questo qui è un aspetto qualificante che ci teniamo a portare avanti nel confronto con i lavoratori, per spiegare che la conflittualità orizzontale tra i lavoratori assolutamente è uno strumento divisivo imposto dall'alto
non si confligge tra di noi, non si confligge tra i lavoratori, ma si deve confliggere in alto. Si devono rivendicare i diritti, si deve rivendicare l'applicazione della Costituzione, si devono rivendicare salari più alti, si deve rivendicare lo Stato sociale. Quelli sono i temi che vanno apposti all'attenzione delle persone e che purtroppo il potere cinicamente, quotidianamente, rimuove dall'attenzione di tutti quanti noi. Io penso che dobbiamo avere tutti quanti una funzione di contrasto a questa narrazione, spiegando qual è la corretta prospettiva per affrontare il confronto quotidiano tra i lavoratori, che non siamo tra di noi che ci dobbiamo dividere, ci dobbiamo beccare perché tu fai una scelta e ne faccio l'altra. La conflittualità deve essere soltanto verticale, verso l'alto. Ciro, per chiudere, ecco, immagino che voi sarete solidali con i portuali di Trieste. Avete in mente iniziative per fare sentire, diciamo, per creare una squadra, una comunità di sentimento con tutti quelli da nord a sud che combattono contro la dittatura? Francesco, i nostri dirigenti dal 15 sono impegnati in tutte le piazze italiane, in tutti i luoghi di lavoro. Ci saranno nostri dirigenti sindacali a sostegno delle battaglie dei lavoratori. E se mi permetti, volevo anche fare un appello. Il primo è diretto ai lavoratori, vaccinati e non vaccinati. Lo sciopero che abbiamo proclamato. Si è bloccato il collegamento con Ciro proprio mentre stava parlando dello sciopero che hanno, lo sciopero generale che il Fisi ha indetto. Ciro, ci sei? Ecco, mi pare che è saltato. L'altro appello invece lo voglio fare, se me lo ecco, permetti. Non ti sentivamo, Ciro, che era saltato il collegamento. Stavi dicendo che sì, avete indetto uno sciopero generale, prego. Sì, dicevo, saremo presenti in tutti i luoghi di lavoro dove sono previste manifestazioni a sostegno dei lavoratori. E se me lo permetti, volevo fare un appello proprio ai lavoratori vaccinati e non, di unirsi attorno a questo sciopero, perché non è uno sciopero per qualche rivendicazione sindacale, ma è uno sciopero in difesa della libertà, della verità e della Costituzione. L'altro appello, se me lo permetti, lo vorrei fare ai responsabili dei diversi sindacati, dei diversi partiti, delle diverse associazioni, delle organizzazioni, di tutti coloro che in questo anno e mezzo, in questi quasi due anni, hanno condiviso con noi parte delle battaglie o tutte le battaglie. Non è questo il momento di dividersi, di partecipare, perché quello che partecipa o condivide lo sciopero c'è simpatico o non c'è simpatico. Lo sciopero viene proclamato a difesa dei lavoratori e i lavoratori non possono essere intesi come merce, altrimenti facciamo lo stesso ragionamento del governo. Dobbiamo schierarci sin da subito e non pensare a manifestazioni alternative a quello dello sciopero. Lo sciopero va sostenuto con fermezza e con convinzione, perché questo è l'unico modo che ci è rimasto per dimostrare pacificamente che vogliamo un paese diverso. Bene, finisce qua questa nostra puntata. Io prima di salutarvi voglio lanciare un invito. Guardate che il momento è davvero pericoloso, con riproponendo atmosfere tipiche della strategia della tensione, stanno erodendo una dopo l'altra le nostre libertà fondamentali. È il caso adesso di non essere individualisti, di non essere egoisti, di non essere indifferenti di fronte a quello che succede, perché il pericolo è grande. Bisogna tutte le persone per bene, tutte le persone oneste, tutti quelli che vogliono difendere la nostra Costituzione, che non vogliono scivolare dentro una dittatura di fatto, devono adesso trovare la forza di manifestare sdegno a viso aperto, di unirsi intorno alle piattaforme limpide, pacifiche, belle, oneste, serene, di tutti quei lavoratori che non vogliono farsi sottomettere da questo tipo di regime e manifestano limpidamente la loro contrarietà. C'è bisogno che il popolo, ancora formalmente sovrano, non si faccia completamente sottomettere da una oligarchia che utilizza la menzogna, la paura e la violenza per cancellare secoli di lotta. È il momento adesso di stare uniti, sapendo che abbiamo a che fare con un potere violentissimo, senza limiti, impunito. Sappiamo che sono saltati i meccanismi di controllo, ma non dobbiamo farci travolgere dalla paura. È il momento di essere chiari, per usare anche i nostri corpi, se è del caso, per fare scudo contro questa vergognosa dittatura. Grazie a Stefano Puzza. Stefano, ci sei? Sì, ci sono. Grazie a te per essere stato con noi. Grazie tante. Grazie a De Angelis.
Grazie, grazie ancora per l'invito. Francesco, ti ringrazio e tanti auguri a Stefano e Portuali di Trieste. Siete tutti noi, mi raccomando, e rappresentate l'Italia in questo momento. Saluti anche a Ciro Silvestri. Ecco, grazie, allora, Francesco, mi sembra... grazie a tutti, ecco, e mi raccomando, in alto i cuori. In alto i cuori, evviva Maria. In alto i cuori. Bene, cari amici di Visione TV, si conclude qui questa nostra nuova puntata. Vi ricordiamo che Visione TV ha il compito di tenere l'attenzione ferma su quelli che sono i nostri diritti costituzionali. Siamo dalla parte della verità, siamo dalla parte della ragione. Sappiamo che esiste ancora, perlomeno formalmente, una carta che ci tutela, che ci permette di esprimere liberamente le nostre opinioni, ci permette di manifestare, ci garantisce il diritto al lavoro. Sappiamo che esiste un'oligarchia fatta di eversione che sulla base della mera forza, della manipolazione mediatica, vuole svuotare, cancellare i nostri diritti fondamentali. Dobbiamo resistere, perché questo bluff alla lunga cadrà. Dobbiamo avere il coraggio e la forza di non farci trascinare dentro il clima di paura che questi giornali asserviti alle élite ogni giorno veicolano. Noi possiamo fare tutto questo soltanto perché non abbiamo editori, non abbiamo chi ci paga, non abbiamo pubblicitari che ci condizionano. Viviamo solo grazie a voi, grazie al vostro sostegno. Ci potete aiutare con bonifico, con PayPal, potete abbonarvi sul nostro sito www.visionetv.it. Siete voi che garantite la nostra libertà. Noi continueremo a combattere nel nome di un popolo tradito, perché questa è una TV costruita e finanziata dal popolo per difendere la verità e gli interessi del popolo. Grazie, alla prossima.